Ciao a tutti. Allora, mi sforzo di guardare la telecamera, non so se ci riesco, quindi probabilmente guarderò l'immagine. È più forte di me, non riesco. Scusate la condizione, come al solito. Ho tagliato i capelli, non so se si nota. Sono un po' scombinati. Vabbè, non fa niente. Allora, sono mancata più di un mese perché sono stata 20 giorni giù in Sicilia dai miei. E sono stata impegnata, ho fatto un sacco di cose, avevo un sacco di cose, questioni da risolvere. Ho tagliato i capelli, li ho sfoltiti, li ho scalati perché erano troppo lunghi, troppo pesanti, mi davano fastidio. Adesso non so mai come ordinarli, ma non fa niente, sono sempre lunghi, però sono tutti scalati. Allora, dicevo, sono andata giù in Sicilia fine agosto sono scesa e sono rimasta giù fino a 20 settembre, praticamente. Niente di particolare, nel senso che siamo andati giù dai miei, stare un po' giù e basta. Nel frattempo è stato il mio compleanno. E volevo anche farvi vedere i pensierini che ho ricevuto. È un tipo vlog di aggiornamento, niente di che. Mentre ero giù, sono stata in un posto, giù da noi sì, non so se si trova anche da qualche altra parte. Comunque, giù da noi sono dei negozi che vendono prodotti per parrucchieria, per varie ed eventuali, e si chiama Cosmo. E lì, in questo appunto, questo negozio, a parte prendere la roba per la tinta per capelli, perché vi ricordate che vi avevo detto che utilizzavo il colore della Bioscalin? Purtroppo è buono per quanto riguarda l'inci, però purtroppo fa il colore dopo 10 giorni, lo devi rifare perché scarica in fretta e lascia delle ampie zone non colorate. Quindi sono stata costretta a comprare di nuovo il colore chimico, quello professionale di conseguenza. Quindi sono andata lì per prendere questo colore, quindi ho preso la bottiglia di ossigeno a 20 volumi, il tubetto di colore per farmelo fai da me, così risparmio anche un pochino. E lì avevano degli stand con degli smalti. Io ne avevo sentito parlare da diverse youtuber, degli smalti della Mesauda. Avevo visto varie recensioni di questi smalti che... A parte che adesso lasciate perdere le mani, ma sono vergognose. Dopo il viaggio in camper si sono rotte tutte le unghie. E dicevo, gli smalti della Mesauda ne avevo sentito parlare bene, nel senso di durata e tutto il resto. Ragazzi, sono splendidi, cioè fantastici, una durata incredibile. Io non ho mai visto uno smalto normale durare così tanto. Ne ho presi un po' perché avevano un prezzo di 3,90 euro, mentre li avevo visti anche in altri posti anche a 8-10 euro l'uno. Li ho presi 3,90 euro. Allora, ho preso tutti i colori che io utilizzo perché a me piacciono i colori shock tipo arancione, verde, blu elettrico. Mi piacciono, magari li compro, ma non li metto. Quindi ho preso tutti i colori neutri, colori che io utilizzo. Allora, aspettate che... Mi sa che ne ho dimenticato uno. Oh, da qualche parte. Sì, ecco, infatti ne avevo dimenticato uno. Allora, ho preso... Sono due linee diverse. Uno è effetto gel e un altro è semplice, non effetto gel. Quindi questi col tappo argentato, questi qua col tappo argentato sono effetto gel. Questi col tappo nero opaco sono normali e questi con il tappo nero lucido sono anche normali.
Allora, cosa ho preso? Io amo gli smalti nude in questo periodo. Se vi ricordate bene, vi avevo parlato anche del Tinkle My Friends, che è quello della OPI. Sono fissata con gli smalti nude in questo periodo. Di conseguenza, li ho presi, ne ho presi di diverse tonalità. Allora, questo è il numero 14 ed è un rosso. La telecamera falsa molto il colore. È un rosso carico. Sul ciliegia, un rosso ciliegia molto carico. Questo invece è più un bordeaux e questo è il numero 311. Questo è l'effetto gel. Questo è un rosso molto più bordeaux e questo è sul ciliegia molto brillante. Poi ho preso l'unico colore che ho preso un po' oltre i miei colori è questo fucsia. È un fucsia, scusate, è un fucsia carico ed è il numero 88. È bellissimo, è un colore splendido. Io l'ho messo e mi è durato una settimana. Poi invece sui nude sono andata su colori che io utilizzo di più. Questo è un rosa cipria, fantastico, è dell'86, sempre della linea Nail Polish normale. Questo qui è più sul rosa bambola ed è il 105, sempre della linea Nail Polish. Tutti, scusatemi, Divo, scusatemi, tutti made in Italy questi, Quindi questo qua. Poi abbiamo un beige più carico, diciamo. Ed è il 40. E infine, sempre della linea gel, effetto gel, ho preso questo. Come lo chiamano loro? È un nude, è un taupe. Ed è il numero 303. Sono fantastici. La signorina mi aveva consigliato un top coat della linea effetto gel, sempre, che è questo qua, del numero 114. Ragazzi, questo è splendido, nel senso che con questo qui la bottiglia è tipo satinata. Con questo qui lo smalto dura un casino, cioè tantissimo. Ma io ho voluto provare un altro effetto gel che è il Mega Gloss. Questo qui, aspettate, ecco quello giro. Il Mega Gloss. Proprio si chiama così, non ha un numero in effetti. Sì, non ha un numero, si chiama Mega Gloss. Ragazze, questo qui è un effetto vetro. Cioè, con questo qua lo smalto mi è durato 10 giorni. E ci ho viaggiato in camper. Sono arrivata qui, le unghie si sono spezzate, lo smalto è rimasto perfetto. Incredibile. Allora, tutti questi qua che avete visto, 3,90 euro. Il top coat, questo 4,90, questo 5,90. Fantastico. Fantastico. Votata alla Mesauda. Alla Mesauda, scusate, per sempre. Sempre lì avevano gli smalti e la China Glaze. Lo sapete che sono fissata con questi smalti qua che vengono dall'America. Questi smalti qua, che normalmente costano 7 euro, io li ho presi 3 perché erano in offerta. Però ho preso due colori perché gli altri che avevano non mi entusiasmavano particolarmente. Sono colori perlati. Questo è il 175 Rag to Riches. Scusate se il mio inglese è un viola perlato. È questo bianco perlato, lilla perlato, che si chiama, scusatemi, ecco, boh, non c'è l'etichetta qua sotto, quindi no, non vi so dire. Comunque, è un lilla perlato. Non lo so. Comunque, no, questi ancora non li ho provati, quindi non. Cioè, conosco i China Glaze perché ne avrò. Scusate, faccio vedere. Ecco, ne ho qualcuno così. Questi sono smalti precedenti. Questo è il 556 Seduce Me. Ed è un rosso.
un rosso che tende al violaceo. Sono colori particolari. Questi me li ha regalati mia sorella, me li ha portati mia sorella da Palermo. Comunque, il punto vendita, l'altro punto vendita che c'è sempre a Palermo ne aveva diversi, ma per adesso ho preso questi qua, quindi quelli là non li ho presi. Poi mi si è rotto, purtroppo, il mio. Ciao Divo, c'è Divo. Mi si è rotto il mio blush preferito della Essence, che è quello. Era un pescato molto leggero. È andato in 1000 molecole. L'ho cercato in diversi Essence, ma non l'ho trovato. Ho preso questi due. Non so se si riesce. Aspettate, magari tolgo questo. Questo è il 20 Baby Doll. È leggero, veramente leggero. Io sono pallida, quindi prendere blush molto colorati per me non ha senso. Questo è il Baby Doll ed è il 20. E poi ho preso questo qui che in realtà mi sembrava troppo chiaro. Scusate. Questo qui in realtà mi sembrava veramente troppo chiaro ed è il 90 Summer Rimming. Mi sembrava veramente troppo chiaro e invece vi dirò, fa un bell'effetto guancia sana. Cioè, non sembra trucco ed è l'effetto che piace a me, l'effetto guancia sana senza trucco. A parte adesso, non fate caso, la stanchezza, ho recuperato parecchie ore di sonno che avevo perso. Quindi. Ah, bene, dicevo, e poi ho preso questo. Beh, è il 2 in 1. Sono un. Scusate, aspetta che lo apro così faccio prima. Non l'avevo ancora aperto perché non mi sono truccata in questi giorni. Ah, non mi sono truccata perché ora vi racconto. Allora, ecco, vedete? Questo è quello grande, questo è quello piccinetto. Questo l'ho preso da. Si apre. Questo l'ho preso da Scarpe Scarpe, che c'è lo stand di questa marca qua, Ubu. È 2 euro. Da Kiko costava tipo 7 euro, follia. Ho preso 2 euro lì perché mi si è rotto quello di Kiko, che non temperava più, come se si fosse tolta la filettatura al temperino. In realtà non so che cosa è successo perché non è che lo uso chissà quanto, cioè non ci vado a zappare la terra per dire. Poi ho fatto prova su strada di questo, sono arrivata a una buona prova di questo qua, il rosa chiaro della Lush. Non so se avevo detto che la. Non mi ricordo, comunque avevo preso questo qua, rosa chiaro della Lush, perché il problema del conclear per me, del copriocchiaie per me è fondamentale. Avevo accettato questo compromesso. Purtroppo questo qui contiene in fondo gli ingredienti due parabeni. Ma ho avuto occhiaie da panda perché diciamo da maggio fino a fine agosto ho sofferto di insonnia, quindi avevo delle occhiaie da panda che non riuscivo, ancora ce le ho adesso, ma adesso. Avevo un'insonnia terribile che per fortuna ho risolto. Questo qua è ottimo, copre bene, però contiene due parabeni. È il rosa chiaro. Non so se ve ne avevo parlato comunque. Ho fatto questa scelta. Diciamo che non morirò per ogni tanto che metto due parabeni. Nel frattempo è stato il mio compleanno che io ho festeggiato giù. Festeggiato per modo di dire, nel senso che sono stata con la mia famiglia, ho fatto una torta, poi un pranzo con la mia famiglia e il mio migliore amico e basta, fine della fiera. Perché non è stato un bel periodo per la mia famiglia questo. Adesso per fortuna si sta risolvendo la situazione, ma non è stato un bel periodo. Quindi cosa ho fatto? Giusto per non lasciare la mia famiglia, giusto per non lasciare mio marito naturalmente. Per non lasciare, scusate, infesteggiato, ma infesteggiato, che cosa di. Non fate caso. Giusto per non lasciare senza festeggiare il mio compleanno, mi hanno fatto qualche pensiero. Pensiero.
Allora, questo me l'hanno regalato i miei e mia sorella. Non so se si vede, è rosa con i brillantini e i cuoricini. È smaltato, è acciaio. Questo l'hanno preso da. È della Two Jewel. Poi mio marito me lo sono scelto io perché io. Lui mi dà il budget e mi dice: scegli quello che vuoi. Allora, questo è un anello che si scompone, come potete vedere, di Swarovski. Aspettate, lo indosso perché altrimenti non riuscite ad apprezzare tutto. Prima lo devo comporre per una disastra come me. Allora, praticamente viene composto così un fiore. È splendido, cattura i. L'ho messo storto, tanto per cambiare. Ecco, era storto. Oh, allora, compone questa specie di fiore. Eccola storto. Sono un disastro. Ah, certo che è storto, l'ho messo. Ok, scusate, eh. Nel frattempo, magari. Va bene. Ok, perfetto, ci sono riuscita. Vedete, fa questa specie di fiore. In realtà si può indossare, come mi diceva la ragazza, singolarmente, ma singolarmente non trovo che abbia molto senso. Nel senso che è così, ecco. Si può indossare anche singolarmente, ma secondo me singolarmente non hanno molto senso. Sono sottili, delicati. Comunque, questo me l'ha regalato mio marito. Io raramente trovo anelli per la mia mano ridicola. Questo sono riuscita a. Avevo una misura decente. Sono stata molto contenta di questo qua perché io vado matta per gli anelli. Vabbè, porto fede e anello di fidanzamento di norma sempre, però mi piacciono anche gli anelli un po' così particolari, composti. Poi cos'altro dire? Mia sorella invece, siccome vi spiego, il giorno prima, il giorno della mia partenza, quindi io dovevo partire da Palermo il giovedì, sì, improvvisamente, mentre stavo pranzando prima di partire, il mio occhio sinistro ha deciso che si doveva oscurare. Non oscurare, vedevo le immagini sfocate, panico. Panico, perché io ho una miopia, soffro di una miopia molto elevata. Quindi, quando mi è stato detto dal mio vecchio ottico, che adesso non c'è più, è passato a miglior vita, mi è stato detto sempre che dovevo stare molto attenta, perché qualora riscontravo un problema alla vista, dovevo correre immediatamente perché poteva esserci qualcosa che non andava. Quindi panico. Ho chiamato mio cugino che è ottico e mi ha detto: guarda, ti fisso un appuntamento da un oculista perché devi controllare subito. Sono rimasta a casa, non potevo partire ovviamente e farmi 1600 km di camper con questa situazione. Quindi sono rimasta a casa, rimandando la partenza di un giorno. E la mattina sono andata a fare la visita. Risultato: ho ancora, se vedete bene, una blefarite, ossia un'infiammazione della palpebra che preme sulla cornea e quindi fa vedere la visione distorta. Io mi sono cagata sotto, scusate la frase, nel senso che per fortuna niente di che, però sto facendo la cura quindi non mi posso truccare. Già che non mi trucco di mio, però non mi posso truccare, quindi faccio. Allora, mia sorella, dicevo, io amo leggere moltissimo e quindi leggo, leggevo sul pad, sull'iPad che mi ha regalato mio marito l'anno scorso. Però mi è stato detto che è retroilluminato, quindi sforza e fatica parecchio la vista. Mi è stato consigliato di usare un e-reader, quei famosi Kindle, Kobo, che non è retroilluminato e non sforza la vista. Mia sorella. Ta-da! È messo sotto sopra. Questo è il Kobo. Sto leggendo
su questo per adesso. È la versione H2O HD. Laura, quello più grande, perché appunto per evitare di sforzare sempre la vista. Quindi per il compleanno mi ha regalato quello, l'abbiamo preso da Expert. Sì. Perché su Amazon l'avevo visto, però il Kindle. E c'è anche il Kobo, ma avevo visto il Kindle ed era la versione base, 79 euro. Questo è stato un po' più caro, non vi dico quanto, che tanto, però è più grande ed è quello che si protegge dall'acqua, non che mi interessi, però dico, è una cosa in più. Poi, altra mania, non so se qualcuno di voi conosce questa cosa qua. Questa è la famosa pasta intelligente. Vediamo se riesco. Ecco. Questa è la famosa, guardate com'è. Questa è la famosa pasta intelligente. Allora, è una, la vedete così ed è praticamente tutta liscia sulla nel contenitore. Sembra Pongo in realtà, mi ha ricordato tantissimo le cose che usavo quando ero bambina. Ovviamente, ecco. La prelevo, vedete, lascia, vedete, non sporca, lascia, non è tossica e si sta ammorbidendo col tocco delle mani, guardate, vedete, poi siccome vedete che c'è, lascia pezzettini, questi pezzettini io li prelevo così. Simpaticissima, nel senso io l'avevo sentito, ne avevo sentito parlare, guardate come si ammorbidisce, ne avevo sentito parlare, avevo sentito parlare di questa pasta intelligente. Questa è la versione camaleonte, sì, quella che cambia colore con la, ragazzi, è un antistress fantastico, cioè io ho una vera e propria mania, è un antistress stupendo. Perché praticamente si modella come il Pongo. A un certo punto la puoi dividere, fare tutto, insomma. Io sono una bambina eterna, quindi mi sono comprata questa cosa. Ed è antistress, da fantastica. Poi la rimetti qua dentro, così. Così, appallottolata per com'è, lei dopo un po' torna piatta. È una cosa spettacolare. Se l'è presa anche mia sorella, perché è una cosa spettacolare, perché ti toglie tantissimo stress, che tu non fai altro che modellare, allungare, tirare. Fantastica. Poi, da Ocean, in questo periodo, c'è la... tutti avrete un Ocean vicino. C'è la promozione del bio. E io avevo delle cose che dovevo comprare. Ho notato che l'Equilibra, allora, questo è il Dermo Oil dell'Equilibra, è qualcosa di molto simile al famoso Bio Oil, che di bio non ha niente. Ecco, questo è il Dermo Oil dell'Equilibra. Qualche tempo fa io ne avevo visto l'inci di questo olio. È un olio per le cicatrici, per le smagliature, per la secchezza, l'incarnato non uniforme ai segni del tempo. E io ero molto 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 interessata a questo olio, però avevo visto nell'inci che c'era qualcosa che non mi convinceva. Non ricordo se era un PEG. Comunque c'era qualcosa che non mi convinceva, non me lo ricordo però che cosa. Hanno migliorato l'inci. Perché c'è... Scusate, perché faccio fatica ancora a leggere. Olio di mandorle dolci, olio di cocco, olio di argan, olio di vitis vinifera, che è il... scusatemi, se avete, ragazzi, basta, avete sentito?
fuori dalla finestra, ragazzi, è passata una moto che scoppiettava il... E loro fanno il bordello. Silenzio! Ehi! Ah, va. Allora, vitis vinifera che è la vite. Tocoferil acetate e bisabololo. Praticamente l'inci è perfetto. L'hanno modificato, infatti c'è scritto, senza parabeni, senza paraffina, senza oli minerali, 99% di origine naturale. È perfetto. Ed era circa 6 euro, mentre normalmente ne costa molti di più, 13 o 14 credo. E io l'ho voluto prendere. Perché mi sta finendo la crema idratante, userò questo al posto della crema idratante. L'olio, di questo tipo di olio leggero, per la pelle è perfetto. Poi, sapone di liquido all'olio di mandorle, questo lo uso per lavare il viso, quello che capita, ed è l'erboristica di Atenas, come sempre, questo ha un inci, ovviamente, perfetto. Ed è stato circa 2 euro. Poi, sempre dell'erboristica di Atenas, la crema corpo al cocco. Questa serve, è una vellutante idratante al rapido assorbimento. È un idratante semplicissimo, cioè niente di che. Questa è ancora chiusa, non l'apro perché devo ancora finire quella che ho all'aloe, che è quella che utilizzo sempre, ossia quella della Omia Laboratories, e che è buonissima e sta per finire. Non la ricomprerò perché ho voluto cambiare, ogni tanto cambio e compro. Anziché prendere le stesse cose, di solito io cambio. Dunque, sto parlando da 27 minuti, ed è il caso che io interrompa qui, perché altrimenti ci impiegherà un'era a caricare. Non vi prometto altri video nell'immediato, perché non penso che ne farò tanto presto, sia perché non è che non ho voglia, la voglia c'è anche, non ho tempo, perché ho un sacco di cose da fare e in più devo organizzare un trasloco, quindi mi capirete. Di conseguenza farò video quando ne avrò la possibilità. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, ciao!